Non sembra avere fine ha riposto la querel sul passaggio in maggioranza del megafono, al duro attacco dell'ex sindaco Carmelo Spitaleri che ha accusato i crocettiani di trasformismo, risponde per le rime l'assessore del comune di Riposto Antonio Di Giovanni. Restituisco al mittente queste accuse e mi preme però innanzitutto dire che non ci faremo trascinare in questo letto di procuste delle polemiche ripostesi, a noi interessa lavorare, lavorare bene e dovranno assumersi loro invece l'onere di rispondere alla cittadinanza sul perché di questo stato di stallo verso cui ci conduce la loro opposizione stucchevole. Tra l'altro ho già detto che non si tratta di operazioni di trasformismo, governiamo con articolo 4, tra l'altro voglio far presente che cadono in contraddizione quando da una parte si dice ah, ma il megafono, come se esistesse un chissà quale motivo, a Riposto non esisteva, non ci avete dato i candidati, quindi auspicavano una politica provinciale secondo logiche vecchie, dateci le candidature, dall'altro lato ci rimproverano l'intromissione del provinciale. Questa è una grave contraddizione, insomma una contraddizione della banale logica aristotelica, ecco questo, nessuna polemica.